veneziano è un thriller la cui intricata vicenda si dipana su una scacchiera internazionale, ma tutto converge su Venezia, la città lagunare dove il tempo pare essersi fermato. E il turista dei nostri tempi ritrova davanti a sé i medesimi scorci di paesaggio e le vetute della Venezia del Tintoretto del Canaletto. Il tempo del racconto ha inizio mercoledì 23 giugno di un anno dei nostri tempi, con l'assassinio della contessa Magda Steiner, un aristocratico palazzo che si affaccia sul Canal Grande, di fronte al casinò, ca mentre minca l'erge. Poi il racconto riprende dal 13 giugno, per informare il lettore del complesso intreccio di interessi di cui sono coinvolti case d'aste e antiquarie di Lisbona, Vienna e Venezia. Il protagonista positivo è Giuliano Barozzi, antiquario veneziano e stimato critico d'arte, titolare col padre dell'antica Galleria Barozzi, che scrive per il giornale La Voce della Laguna. E un suo articolo su Venanzio e Jacopo Battistini, padre e figlio, ora famoso il primo e non il secondo per un quadro notturno veneziano del 1778, a scatenare nel mondo dell'arte internazionale la corsa al possesso del quadro.